Buongiorno e bentrovati per questa prima edizione della domenica. Oggi il 2 giugno, festa della Repubblica, che verrà celebrata con la tradizionale parata a cui parteciperà tutto il governo e ovviamente il capo dello Stato, che ieri in un discorso durante il concerto per le celebrazioni ha messo in evidenza che libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta conflitti e crea opposizioni e dissennate, alla continua ricerca di un nemico da individuare e anche di limitare il pluralismo. Ascoltiamo questo passaggio del Capo dello Stato. Dall'amara lezione dei conflitti sanguinosi del XX secolo. Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale. La Repubblica Italiana, con assunzione di responsabilità nel contesto globale, ha contribuito per la sua parte alla definizione di modelli multilaterali e di equilibri diretti a garantire universalmente pace, sviluppo, promozione dei diritti umani. Anche per questo non possiamo sottovalutare le tensioni che si sono manifestate e si manifestano, provocando conflitti e mettendo pesantemente a rischio la pace in tanti luoghi del mondo. Va ricordato che in ogni ambito libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate tra le identità, con chi fomenta scontri con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo. Dall'estero adesso la difesa antiaerea dell'esercito siriano è stata attivata contro missili sparati da Israele, lo hanno riportato i media internazionali. Il premier israeliano Netanyahu ha confermato che la scorsa notte Israele ha lanciato un attacco in territorio siriano dopo il lancio di due razzi verso le alture del Golan. Il portavoce dell'esercito militare israeliano ha inoltre precisato che all'attacco hanno preso parte aerei ed elicotteri da combattimento. Una delle razze è caduta in un territorio siriano e l'altro non ha provocato né vittime e né danni. Spostiamoci adesso a parlare di Trani perché continuano le celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Da ieri presso il Palazzo delle Arti a Trani c'è una mostra intitolata Libri e letture al tempo di Leonardo. Il tutto fa parte del Maggio dei Libri e rientra anche fra le varie attività collaterali nel progetto Il Genio 500 anni di meraviglie. Ed è anche la partecipazione di ingegneri e architetti dell'Abate, anche del liceo artistico Federico II, poi un altro istituto di curato e il liceo scientifico statale Becchi di Trani. Lo scorso 22 maggio si è svolta a Bari la finale regionale di Impresa in Azione, il più diffuso programma di educazione imprenditoriale promosso da Impact Hub Bari all'interno del progetto Sprint. È inserito tra le esperienze di alternanza scuola-lavoro riconosciute dal MIUR, sviluppato in tutta Italia da 16 anni da Junior Achievement Italia. Circa 40 sono state le classi delle terze e quarte degli istituti superiori pugliesi partecipanti alla competizione. La Bubble JA, una startup creata dalla classe quarta D dell'Istituto Alberghiero, annesso al convitto Bonghi di Lucera, ha ideato un prodotto consistente in un bicchiere in grado di rilevare nei cocktail, tramite una cartina applicata sulla parete, l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti, che gli ha permesso di vincere il premio di migliore impresa JA Puglia. Notevole il successo riscosso dalla mini impresa, con tanti graditi apprezzamenti da parte della giuria e degli astanti, così come la soddisfazione del docente coordinatore del progetto, il professor Massimiliano Venditti. Una nuova sfida attende la Bubble JA a Milano i prossimi 3-4 giugno, dove la mini impresa parteciperà alla competizione nazionale nella quale verrà scelto il team italiano che volerà a luglio in Francia per la finale europea. Il
In chiusura alla pagina sportiva, il calcio, il Liverpool ha vinto la finale di Champions League ieri sera al Wanda Metropolitano di Madrid. La formazione di Klopp ha vinto con il punteggio di 2-0 contro il Tottenham, che dopo un primo tempo avaro di emozioni nella ripresa ha più volte sfiorato il pareggio, ma si è trovato di fronte a un portiere del Liverpool strepitoso. Dopo aver perso la Champions lo scorso anno, hanno dunque un buon riscatto per Klopp ed il suo team, che dunque fa propendere per una prossima stagione calcistica in Inghilterra particolarmente intensa ed emozionante. È tutto per questa prima edizione della domenica, grazie per averci seguito, ci risentiamo con il nostro prossimo appuntamento con speciale News Web 24 questa sera alle 19:30. Buon inizio di mattinata e a più tardi.